Marvel Spider-Man uscirà il 7 settembre 2018 in tutto il mondo e quindi manca poco più di un mese. Gli sviluppatori ci promettono tantissimi costumi per Peter Parker, ma per ora sono stati confermati solamente 7. In questo video vedremo di quali costumi si tratta e quali sono le loro abilità speciali. Cliccate mi piace per aiutare gli altri a trovarlo e andiamo! Cominciamo subito dal primo costume che useremo all'inizio del gioco. Si tratta di costume classico. Come suggerisce il nome, è il costume che avete visto nei primi fumetti, vari videogiochi e film. La sua abilità speciale è l'aumento dei danni causati agli avversari col crescere della combo. In pratica, più lunga è la combo, più forte picchierete, fino ad arrivare a 4 volte la potenza del colpo. Ma non dovrete indossarlo per molto, perché presto sboccherete il secondo costume. Il costume avanzato diventerà quello principale per il resto del gioco. Questo modello è stato creato da Insomniac, che ha sottolineato l'importanza dei materiali. Quello blu è il più leggero e serve per la mobilità. Quello rosso, più resistente, serve da supporto per i muscoli e le articolazioni. Mentre il bianco è una vera e propria corazza per proteggere gli organi vitali e le ossa, come nocche e costole. Un'altra novità è che ora Spider-Man indossa le scarpe da runner, piuttosto che gli stivali. Per ora non si sa niente dell'abilità speciale. I prossimi tre costumi fanno parte del bonus preordine, ma se non avete prenotato il gioco non vi preoccupate, perché potrete comunque sbloccarli. Basterà svolgere delle attività extra per ottenerli. Se invece non avete tempo o voglia, con il bonus preordine potrete usarli dall'inizio. Diciamo che è una specie di accesso anticipato. Spider-Punk è il primo costume del bonus preordine ad essere stato svelato. Ispirato alla cultura punk rock degli anni 70, rappresenta la ribellione. E la sua abilità speciale sarà un attacco acustico con la chitarra che stordisce i nemici circostanti. Il costume ispirato al film Avengers Infinity War è il secondo costume del bonus preordine e dell'Iron Spider Suit, creato da Tony Stark per combattere Thanos. Nel film non si vedono tutte le abilità di questo costume, ma grazie ai fumetti sappiamo che è corazzato e resistente alle radiazioni. Ha uno scanner della polizia incorporato ed ha anche delle zampe di ragno extra. Gli sviluppatori non hanno specificato quale sarà l'abilità speciale, ma io credo che si tratta proprio delle zampe extra, magari come un attacco speciale oppure delle animazioni di attraversamento degli ostacoli. Staremo a vedere. Svelato al Comic Con di San Diego 2018, Velocity Suit è il terzo costume del bonus preordine ed è un costume completamente nuovo, creato appositamente per il gioco. Il costume ha delle parti in metallo e delle linee e occhi che si illuminano al buio. Come dice il nome, Velocity Suit ci permetterà di attraversare la città ancora più velocemente. Non so se ci avete fatto caso in uno dei trailer al costume fatto in casa di Peter Parker. Homemade Suit è stato il primo costume che ha usato Spider-Man quando ha scoperto i suoi poteri, ed è quello che ha usato nello scontro di wrestling contro Crusher Hogan, come dice anche questo poster. Non si sa ancora quale sia la sua abilità speciale, ma è possibile che sarà legata alla lotta. Nell'intervista di Game Informer ci è stato mostrato un altro costume, ma non ci hanno dato nessun dettaglio. Si tratta di Spider-Man Noir Suit e proviene dall'universo parallelo. Ambientato negli anni 30, durante la Grande Depressione, questo Spider-Man usa le armi da fuoco. Ovviamente non credo che ciò sarà possibile nel titolo Insomniac, ma è probabile che faciliterà la sessione stealth, grazie alla sua colorazione nera. Cosa ne pensate? Quale di questi costumi userete? Considerate anche il fatto che le abilità possono essere scambiate. Fatemi sapere nei commenti quale di questi costumi preferite e quale altro costume vorreste vedere nel gioco. Nonostante non ci sono conferme, io mi aspetto di vedere altri due costumi che non possono mancare. Il primo è ovviamente il classico costume nero. Anche se Insomniac dice che non ci sarà Venom nel gioco, comunque non può mancare l'iconico costume ispirato a questa creatura. Il secondo invece è il costume di Miles Morales. Come sapete già, il ragazzo è presente nel gioco. Anche se non si sa se vestirà i panni di Spider-Man, io sono abbastanza sicuro che il suo costume sarà presente. Date un'occhiata alla sezione playlist del mio canale, dove troverete i contenuti che vi interessano, selezionati ed organizzati. Iscrivetevi per altre notizie e novità come questa, cliccate mi piace per supportare il canale e se avete qualche domanda o proposta scrivetela nei commenti. Qui Sasha e basta, e ciao!